Allora, buongiorno a tutti, oggi è la giornata di presentazione di un avvenimento molto importante per l'Avis di Alghero, ma sicuramente anche per la nostra città, perché il 50° anno di fondazione dell'Avis è una ricorrenza importante per l'importanza ed è correlata direttamente all'importanza che l'Avis di Alghero ha per la nostra città e per il territorio, perché è una realtà fondamentale, diciamo, all'interno della nostra città, perché rende un servizio e svolge un compito in maniera straordinaria, devo dire con una grandissima dedizione, e io per questo ho detto queste cose prima di dire chi c'è con noi, o meglio, siamo noi con loro, abbiamo solo prestato la sala e dobbiamo anzi ringraziare l'Avis per averci concesso di aprire questa conferenza stampa. E quindi il nostro presidente Giuliano Casula, il vicepresidente Giorgio Landi e la tesoriera che ho citato per prima, anche per una questione di cavalleria, cioè, Giuliano, mi scuserai, che è Moretta Armani, che noi conosciamo benissimo anche per altre cose che lei fa fondamentali per la nostra città. E quindi noi siamo grati all'Avis per aver deciso di fare questa presentazione presso la sede dell'amministrazione comunale. Ringraziamo Giuliano Casula per ringraziare tutti i donatori che ad Alghero tramite l'Avis hanno reso possibile anche che il nostro centro trasfusionale, sul quale tra l'altro stiamo conducendo una battaglia perché non venga, o meglio, perché venga riconosciuto il suo valore con il suo primario Gioacchino Greco presso la TS. E però quel centro trasfusionale funziona anche bene perché è in stretta connessione con l'Avis. Per un saluto do anche la parola a Maria Grazia. Sì, solo due parole, il sindaco è stato ovviamente esaustivo nel ringraziare l'associazione Avis per il lavoro che svolge nella nostra città e non solo. Diciamo che nel mondo del volontariato sicuramente questa rappresenta una delle maggiori associazioni proprio nel donarsi. Io dico il donarsi perché è composta da donatori, da persone che hanno chiarissimo, voglio dire, il concetto di come si possa in qualche modo collaborare e quindi essere comunità e società attiva. Quindi un ringraziamento di cuore, sarà una bellissima giornata di festa, come ha detto bene il sindaco, non solo per la città, per i donatori, ma anche per tutti coloro che ancora non lo sono e che potranno insomma in questo modo essere sensibilizzati e diventarlo. Diciamo che la nostra città il 20 di ottobre sarà la capitale dell'Avis della Sardegna. Perché? Perché abbiamo l'adesione di circa 50 Avis, tra le quali due dal continente, e cioè che siamo generate con loro, Vignola in provincia di Modena e Sant'Elpidio a Mare nelle Marche. Più abbiamo un'altra gemellata che è la comunale di Sassari, che è vicino a noi. Dire due numeri che ho fatto gli ultimi 10 anni, ho fatto la statistica, nell'ultimo quinquennio 2009-2013 come Avis abbiamo dato al centro sociale di Alghero 5.222 donazioni, con una media in 5 anni poco più di 1.000. Negli ultimi 5 anni invece, sino a dicembre del 2018, ne abbiamo dato 6.358. Quindi con una media che è abbastanza alta, qui abbiamo aumentato il numero delle donazioni, ma perché abbiamo aumentato anche il numero dei soci? Perché a partire dal 2009 eravamo circa 600 soci, adesso siamo circa 1050. Quindi altro da dire, ho portato ad esempio di come lavoriamo come Avis comunale di Alghero. E per terminare voglio ringraziare anche tutti gli istituti superiori di Alghero che ci permettono, in quanto c'è una convenzione a livello nazionale, che ci permettono di portare i ragazzi maggiorenni a fare le donazioni. E questo comporta che noi ogni anno scolastico, dal primo settembre sino al 30 di giugno, portiamo al centro trasfusionale con il nostro pulmino 10, 12, 15 alla volta gli studenti per donare sangue. E questo numero ogni anno sono circa 250 studenti che
portiamo a fare la loro donazione. Va bene, carico, certo.